Un saluto da Gerardo Paterna per Retv, anche oggi un'intervista con un personaggio importante che arriva dal settore assicurativo, stiamo parlando di Roberto Benotti, Director di Aon Benfield. Ciao Roberto, grazie per essere qui. Grazie a te e buongiorno a tutti. Con Roberto oggi cercheremo di capire eh, quali sinergie si possono creare tra il mondo assicurativo ed il mondo immobiliare, in modo specifico proprio eh, il mondo degli agenti immobiliari. Intanto scopriamo eh, dove si colloca l'azienda di Roberto. Eh, quindi Aon, dove, dove si colloca rispetto al panorama assicurativo? Allora, Aon è un broker di assicurazione, quindi per chi non conosce il settore è un, un grande intermediario. A livello mondiale, è il più grande intermediario assicurativo ad oggi esistente. Al suo interno, ha tre grossi comparti che coprono tutte le aree assicurative: uno è la ONSPA che si occupa della distribuzione di polizze del diretto, un altro è un UIT che si occupa di consulenza, anche assicurativa, e il terzo settore, di cui io faccio parte, è OnBenfield, che si occupa della riassicurazione. Benissimo, quindi voi riassicurate diciamo, in parte i rischi dell'assicurazione. Esatto, questa è la nostra attività principale. Quindi abbiamo scoperto un'altra dimensione, quindi non ci si ferma all'assicurazione ma c'è chi riassicura l'assicurazione. Esatto. È corretto, bene. È corretto. E come vedi il mondo degli agenti immobiliari e, e quali opportunità concrete eh, si possono costruire per creare opportunità e valore? Allora, è un mondo nuovo al quale noi ci stiamo approcciando, però che ha al suo interno delle potenzialità di sviluppo notevoli, in quanto è un settore che non è ancora stato toccato tanto dalle dall assicurazioni, eh, è un settore che comunque ha una grossa capillarità di distribuzione per il tramite degli agenti immobiliari e per il tramite dei mediatori creditizi, settore adesso a fine. È, è un settore che ha delle grosse potenzialità di sviluppo e che idealmente potrebbe seguire altri due settori che hanno avuto buon successo nella distribuzione di prodotti assicurativi, che sono quello bancario, eh, con gli esempi di banca assicurazione. Oggi, sono maestri le banche in questo? <ride> oggi sì, vent'anni fa erano dei neofiti certo. eh, Altro settore che ha avuto un buon successo nella distribuzione di prodotti assicurativi è il settore dei dealer auto. Uh, quindi come potranno facilmente constatare uh, gli ascoltatori, i dealer auto sono oggi dei soggetti che oltre uh, che a vendere una macchina vendono anche molte polizze di assicurazione, nelle più svariate forme. Diciamo che guadagnando di fatto poco sulla, sulla vendita dell'automobile eh, vendono il finanziamento, vendono eh, l'assicurazione, vendono una serie di prodotti. Vendono le CPI, eh, vendono ecco, l'estensione ecco, ecco. di garanzia, vendono la gap auto, vendono certo. una miriade di coperture, tutte connesse al core business che evidentemente è l'auto. E quindi tu vedi eh, la possibilità per il settore immobiliare di seguire un po'... Questa, queste, queste onde già viste esatto il core business nel settore immobiliare è evidentemente la casa che poi si può declinare in varie forme può esserci la compravendita dell'immobile che quindi ha la necessità di determinate coperture di assicurazione eh, può esserci la locazione dell'immobile che ha altre necessità assicurative può esserci la mediazione creditizia eh, che cito a parte rispetto al settore immobiliare perché è un settore a sì, parte sì, certo, certo. Eh, che ha ancora altre necessità di copertura assicurativa certo. Ci faresti qualche esempio pratico di prodotto che si sposerebbe bene con l'attività degli agenti immobiliari? Beh, noi ne abbiamo uno che è stato fatto da Aon Spa è un prodotto che ad oggi viene commercializzato loro tramite e serve per evitare che vi siano problematiche in fase di compravendita eh, per quanto riguarda i beni che sono stati oggetto eh, di ehm, Lascito da parte degli okay. eredi. Di donazione. Di donazione, esatto. e, e quindi è un prodotto che si chiama Donazione Sicura e serve essenzialmente per evitare problematiche eh, in caso di ribalsa eh, degli eredi che sono stati termine, proprio, bypassati sull'asse ereditario a fronte di un lascito del okay. proprietario. Oh, è interessante questo. Questo è un prodotto che sta trovando un buon successo, viene distribuito tramite alcune banche. E si è rivelato un prodotto molto utile per quanto riguarda il completamento di molte pratiche di mutuo certo, certo. Eh, immagino che poi nel, nel panorama delle, delle polis Assicurative ci sono quelle per la tutela della locazione, ci saranno altri prodotti di questo tipo. Noi poi adesso abbiamo sviluppato in via congiunta con FMDS, che è il nostro partner nella distribuzione retail dei prodotti, altre coperture che svariano dalla locazione protetta, eh, fino a Coperture legate alla casa eh, come lo warranty con una nuova garanzia interessante che è l'estensione di garanzia per gli elettrodomestici contenuti all'interno dell'abitazione. Ha eh, forme di tutela legale per il padrone di casa nel caso in cui vi sia la locazione dell'immobile e eh, insorgano dei problemi con l'inquilino. Eh, per passare invece sulla mediazione creditizia con dei prodotti un po' diversi, ma propri di questo settore, eh, dove abbiamo coperture d'eccesso, piuttosto che coperture legate alla protezione del reddito, piuttosto che le coperture forse più conosciute, che sono eh, le cosiddette CPI o Credit Protection Income, che coprono il mutuatario nel momento in cui contrae il mutuo per una serie di garanzie che sono quelle di eccesso, invalidità, eh, perdita di impiego o ricovero ospedaliero. Insomma coprite di fatto l'arco operativo di qualunque agente immobiliare mediatore del credito di buona volontà. Sì, se ha voglia di vendere qualcosa di prodotti assicurativi penso che abbiamo qualche prodotto che possa essere di suo interesse. Benissimo, benissimo. Tempo è tiranno, dobbiamo quindi salutarci. Eh, ti strappo la promessa di tornare presto con qualche nuova idea. idea esatto, prodotto, novità, sarei sempre ben, ben accetto. Quindi, ringraziamo Roberto eh, Benotti, da, director di eh, Aon Benfield. Eh, Grazie a te. Benissimo, lo aspettiamo ancora. Un saluto anche da me. Quindi, ci vediamo alla prossima intervista. A presto. Buongiorno a tutti.